Denise Gluck, poetessa statunitense, ha vinto il premio Nobel per la letteratura 2020 per la sua inconfondibile voce poetica che con l'austera bellezza rende universale l'esistenza individuale. Louise Gluck è nata a New York in una famiglia di immigrati ebrei ungheresi ed è cresciuta a Long Island. Durante la sua adolescenza ha sofferto di anoressia, tanto da costringerla ad abbandonare gli studi superiori della George Eveleth High School e poi quelli della Università Old Sarah Lawrence College e alla Columbia University. Pur non ottenendo la laurea, la scrittrice si è formata sotto la supervisione di Leonie Adams. Nel corso della sua carriera ha pubblicato 12 antologie di poesie. Nel 1993 ha vinto il premio Pulitzer per la poesia per la sua collezione di Wild Iris, ottenendo così il primo di una lunga serie di riconoscimenti. Nel 2014 ha vinto il National Book Award per la poesia, mentre nel 2003 era stata insignita del prestigioso titolo di poeta laureato degli Stati Uniti. È inoltre un membro dell'American Academy of Arts and Letters e insegna poesia all'Università di Yale. Louise Gluck ha vinto altri importanti premi letterari negli Stati Uniti, oltre a quelli già citati, tra cui la National Humanities Medal, il National Book Critics Circle Award e il Bollingen Prize. Nel 2020 le è stato conferito il premio Nobel per la letteratura, per la sua inconfondibile voce poetica che con l'austera bellezza rende universale l'esistenza individuale. Gluck è spesso descritta come poeta autobiografica. Il suo lavoro è noto per la sua intensità emotiva e per aver attinto spesso al mito, alla storia o alla natura per meditare sulle esperienze personali e sulla vita moderna. Nel suo lavoro, Louise Gluck si è concentrata sugli aspetti illuminanti del trauma, del desiderio e della natura. Nell'esplorare questi ampi temi, la sua poesia è diventata nota per le sue franche espressioni di tristezza e isolamento. Gli studiosi si sono concentrati anche sulla sua costruzione di personaggi poetici e sul rapporto nelle sue poesie tra autobiografia e mito classico. Attualmente Louise Gluck è professoressa a contratto e Rosencrantz Writer in Residence presso la Yale University. Vive a Cambridge nel Massachusetts. La poesia di Louise Gluck evoca schegge memoriali rielaborando temi come l'isolamento e la solitudine in un tono insieme colloquiale e meditativo. Vincitrice del premio Pulitzer con l'Iris selvatico, The Wild Iris, 1993, ha convinto i critici per lo stile controllato ed elegante con cui assorbe lunghe sequenze narrative di tratto confessionale che ricordano la poesia di Lowell, Platt e Sexton. In Meadowlands, 1997, rievoca figure mitiche come Ulisse e Penelope all'interno di una scrittura molto moderna che racconta di un matrimonio che sta per finire. Da me Irma e da tutti noi del canale Il Cappello di Irma, vivissime congratulazioni alla scrittrice Louise Gluck per il premio Nobel alla letteratura 2020. Grazie per la visione e l'ascolto di questo video. Arrivederci al prossimo video.